C'è uno spaccato illuminante nella descrizione dei comportamenti a lungo tracciati dei 42 dipendenti dell'assessorato regionale alla sanità, che tutto facevano fuorché lavorare proprio quando non avrebbero potuto fare altro. Oziare nei bar intorno, incontrare amici e fidanzati, passeggiare per ore lungo le vie del centro, fare shopping in tutta tranquillità e senza alcuna fretta, andare in aeroporto. Tanto in ufficio c'era chi timbrava per loro e gestiva le registrazioni dei beige. In qualche caso la moglie timbrava per il marito e in un'altra addirittura la compagna di un dipendente, pur senza titolo, andava in ufficio al posto suo a timbrare. Lavorare era insomma l'ultimo dei pensieri, ma proprio l'allarme di una moglie gelosa ha dato il via all'inchiesta. Una donna, saputo delle frequenti assenze del coniuge sul posto di lavoro, ha chiamato il 117 della Guardia di Finanza. E un malcostume diffuso, una piaga della pubblica amministrazione che solo di tanto in tanto vede gli investigatori compiere delle verifiche, perché è un sistema chiuso e protetto da una fittissima rete di complicità. Senza della moglie gelosa l'inchiesta non ci sarebbe stata. Nessuno dei dipendenti aveva segnalato alcunché. In molti casi non era neanche necessario che qualcuno utilizzasse il beige al posto del suo titolare per truffare la pubblica amministrazione. I singoli dipendenti infatti possono utilizzare le proprie credenziali di accesso alla rete interna del sistema informatico di rilevazione delle presenze. Un sistema singolare che consente ai dipendenti, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, di segnalare la loro presenza anche a mezzo PC collegato in rete, attraverso le credenziali personali. Per incriminare per truffa alcuni dipendenti sono bastate le sole telecamere piazzate in ufficio dai finanzieri. Per altri sono scattati anche i pedinamenti. Tra i tanti casi di assenteismo, questo ha colpito particolarmente l'opinione pubblica, anche perché ha tutte le caratteristiche di un crimine organizzato. L'assessore Razza ha subito annunciato la costituzione di parte civile, non escludendo l'estrema ratio del licenziamento appena ve ne saranno i presupposti. Sulla stessa linea le organizzazioni dei consumatori a tutela dei cittadini contribuenti, i quali pagano lo stipendio, spesso privilegiato, a chi dovrebbe lavorare invece tradisce così macroscopicamente questo dovere fondamentale, che nel caso del datore di lavoro pubblico è innanzitutto dovere di cittadinanza e di convivenza civile.